Ciao a tutti ragazzi, sono Dan e benvenuti nella 914esima puntata di Euro Truck Simulator 2. Allora ragazzi, abbiamo questo carico di 6 tonnellate, ovvero 60 quintali di bevande da portare fino a... è un nome un po' difficile da pronunciare. So, abbiamo il carro alzato, vero sì? Sodankila. C'è tipo due puntini sulla A, è un po' difficile da leggere per me. Cioè non lo so leggere, non è che è un po' difficile. Allora, la strada è poca, veramente poca. Dobbiamo fare 87 km. Però ci aiuta perché è un viaggio che va verso la nostra destinazione dove voglio andare. Quindi lo facciamo. Tra l'altro mi sto trovando veramente male qui su Eurotrack, non chiedetemi perché, ma... cioè sì, non lo so perché. Perché tipo 3-4 giorni che non gioco... non ho visto questo. Non gioco ad Eurotrack e quindi non ho più l'abitudine sul volante. Allora, news. Probabilmente tornerò alla grafica che usavo prima, ovvero la... Realistic... Quella sì che ce l'ho già. Ma come si chiama quell'altra? Chi se lo ricorda? Non mi ricordo più. Il preset è quello del reshade, che in teoria è stato aggiornato. E non era il problema la 1.32. In teoria, il problema era l'update di Windows. In teoria. Tanto oggi non sto guidando neanche troppo bene, però mi fortuna perché c'è il semaforo verde. Andiamo. E vi ricordo che il mio obiettivo è una destinazione che sia Honning Vag, cioè una destinazione andare a Honning Vag o comunque lì vicino e poi andarci magari solo col trattore. Là ci voglio arrivare in un modo o nell'altro, Honning Vag. Magari puoi fare quel giro. Guarda se va sto camion. Fare quel giro che vi dicevo che non era tanto. Beh, tanto. Passare per di qua magari. Questa stradina di qua. Fare o questo giro così o questo proprio giro così. È da Kirkenes tornare giù. Vedremo un po'. Adesso preoccupiamoci di arrivare fino là, poi come tornare indietro lo vedremo più avanti. Beh, le luci io direi che non hanno molta utilità in questo momento. Via. Acceleriamo tutto e arriviamo circa a 90, mettiamo il cruise control e via. Che poi dire cruise control... è un po' un'italianizzazione. Sono quelle cose che una persona sa che è sbagliato dice. Una persona perlomeno. Io so che è sbagliato dire, però. Si ha tanto l'abitudine a dirle, a sentirle, che cambiarlo sarebbe traumatizzante per chi lo sente, cioè traumatizzante. Probabilmente magari alcuni non capirebbero come. Per esempio le chiavi di gioco, le Steam Key, non sono Steam Key, sono Steam Key. Comunque ci sono tante cose che se le dici come se sarebbe da dire non ti capisce nessuno. Anche qui Cruise Control si chiamerebbe Cruise Control. Però sì, magari ci arrivi, però si sente dire Cruise Control, io dico Cruise Control, è sbagliato però... è una di quelle cose che, come vi ho detto prima, ci sei abituato. No, beh, non mi metto a ritardo. Volevo solo mettere 70 e ora in teoria quelli lì davanti fanno circa questa velocità. Sembrerebbe forse un pochino di più. Beh, a noi sta bene 70. Tanto non ci serve arrivarci attaccati, ma mettiamo giusto 75. Giusto da tenere la stessa velocità, non farli andare troppo lontano. Non perché non voglio che vadano troppo lontano, per andare veloci noi. Non voglio stargli troppo attaccato perché se poi frenano mi tocca frenare. Invece così abbiamo una guida
è un pochino più lineare se siamo a distanza. E niente, cose da raccontarvi non ce n'ho, al momento la connessione sembrerebbe essersi sistemata, come avete notato. E questo video ve l'ho registrato ieri sera, tra l'altro, cava 10 alle 6, non c'è la webcam perché appunto è sera, venerdì 26, oggi è sabato, buon sabato a tutti. Spero di riuscire a caricare perché ho tipo una decina di video dietro da caricare. Che potrei... questo era brutto, ora mi viene in mente, che c'aveva le frecce. Però adesso non è con una velocità accettabile, quindi non c'è tanto bisogno di rallentare. Però sicuramente lo vedete oggi. Tra l'altro, non so per farming cosa combinare, perché il video che uscirà domani di farming non posso registrarlo la sera che ho registrato questo video, quindi non ho potuto registrare ieri sera perché ero fuori. Quindi boh, vedrò un po' cosa inventarmi. Qua ci sono i lavori, per fortuna non c'è nessuno, quindi possiamo tagliarli. Qua c'è un distributore. Cosa c'è là? Una rotonda? No, c'è un incrocio. No, un incrocio semplice, quindi non serve rallentare. Comunque vedete, adesso quelli là, anche se noi siamo a 70, a 66, più o meno abbiamo raggiunti, quindi tenere la velocità costante, cioè una velocità che scegli tu, che ti sembra corretta, è sempre di guadagnato. Che poi non serve fare 90 adesso qua. Io schiaccio a fondo, gli arrivo dietro, poi mi tocca rallentare perché lui rallenta e io vedo già che c'è una rotonda, no? Comincio a rallentare piano piano. Metto 4 scatti di retarder. Ora metto il quinto. Da che ci stiamo avvicinando. La rotonda, tolgo il freno motore perché non voglio che mi scali, cioè tolgo, metto in manuale perché non voglio che mi scali, e forse ho rallentato un po' troppo, però siamo arrivati giusti. E questa è la velocità da prendere una rotonda col camion, dove non c'è molta visibilità. Se c'è visibilità ed è una rotonda larga, ovviamente puoi prenderla più forte. Poi noi siamo leggeri, mettete quello che volete. Di sicuro non si prende una rotonda con un camion come con una macchina. Io credo di dover andare qui, vero? Sì, Ica Boag, in teoria. No, Ica è da fare, Ica o Boag. Questo è solo Ica. Allora, ho un veicolo dietro che uno gira, l'altro pure, quindi... questo posto me lo ricordo, tipo... ci ero dovuto entrare, avevo fatto un casino per entrarci, se non erro, in questo posto. Questo yacht qui non mi aiuta. Fortunatamente abbiamo gli assi. Il passo, diciamo, in questo momento nostro è molto corto, perché come vedete il passo è tra qui e qui. In un camion normale sarebbe tipo tra qui e qui. Quindi questo qui perché abbiamo il carro alzato. In più abbiamo l'ultimo asse che sterza e quello al primo centrale alzato, che ci aiutano un poco. Infatti guardate come abbiamo fatto questa manovra fatta bene. Ora, con l'aiuto della... misericordia, no. Con l'aiuto dell'asse sterzante non ci serve neanche fare troppi casini perché ci guida già mezzo lui, come vedete. A volte è scomodo, a volte come in questo caso è comodo perché ci aiuta un pochettino senza andare troppo indietro. Ora, ho visto che c'erano delle casse, quindi fermiamoci un po' prima. Spegniti, sesamo, e fai invio. Ok, mostriamo adesso i risultati. Perfetto, allora ok, fammi vedere totali. Io vorrei andare a nord. A parte che qua ci sono già arrivato, Ivalo, come ho fatto? Vabbè, forse ci sarò già andato, che domande. Questo no, no, questo dov'è? No, no, Trondheim. Sì, ma Trondheim è qua. Perché ero convinto che Trondheim fosse in altissimo? No, beh, giustamente Trondheim è lì. Serbia, Finlandia, Kokkola è più a sud. No! Sei serio? Vabbè, è l'una. Facciamo venire magari domani alle 6 del mattino, alle 7. Perché proprio andare da adesso senza un lavoro mi girano un po', sinceramente. Quindi mi piacerebbe trovare almeno un lavorettino che mi ci porti almeno un pelo vicino. Perché farmi tutta questa strada senza niente mi scoccia. Allora, facciamo venire, proviamo alle 6 del mattino di domani. Intanto facciamo anche la pausa.
Avevamo ancora 6 ore e 10, però ne approfittiamo. Vediamo un pochettino se è uscito qualcosa. Aberdeen, no. Me ne faccio a 6 di questo. Tornio, dov'è? No, e dai, ma non può essere. Qua c'è qualcosa per il nord. No, credo di no. E qua invece? So che mi toccherebbe tornare giù, però forse non avrei dovuto prendere un viaggio per una cittadina così piccola. Me ne faccio 6 di questo. Proviamo a far venire ancora magari mezzogiorno. Così magari si aggiornano un po' di lavori. Perché mi dispiace ormai che sono arrivato qui tornare indietro, cioè. No, no, no. Non ce n'è, sono tutti brutti sti lavori, ma è possibile, non ce n'è uno decente, ma l'ho esplorata la città o me li sta dando? Beh, volendo potrei andare qui. C'è una ditta che magari mi carica qualcosa, perché qui ce n'è due, tre. Magari potrei rischiarmela ad andare là e se mi va bene trovo dei lavori, se mi va male, sono andato là per niente, sono sceso per niente. Ora, se entro oggi non troviamo quasi nulla qui, andiamo magari là. Questo mi potrebbe andare bene, ma neanche troppo. Questo forse sì, però va troppo in là. Me lo farò andare bene. Potrei anche. Fammi un po' vedere. La strada quella che mi piace fare a me è questa qua. Quindi volendo potrei andare qui a Murmansk, anche se la strada da fare è orribile, se non erro. Prendiamo qui e prendiamo questo. Andiamo a Murmansk. E poi da Murmansk cerchiamo di andare a Honningsvåg in qualche modo. O anche qua io sono curioso di andarci. Cioè io qua ci andrò, ve lo dico già. Ci andremo. Prendiamo. Tra quanto scade quello di Murmansk? Cos'è questo? Sì. Tra 24 ore, ok. Quindi massimo dobbiamo venire alle 4 di domattina. Voglio vedere se trovo ancora qualcosa. So che non è molto produttiva questa parte di video, abbiate pazienza, ma come vedete ho anche poco tempo per registrare. No. No. No, questo, la carne in scatola, la solita e basta. Solo due pagine, ma veramente poco due pagine di lavori. Ora facciamo venire magari le 20. E poi alle 4 del mattino mi prendo quel lavoro lì. A Murmansk, se non trovo niente. Nient'altro. No, dai, ultima. A parte che senza uscire potrei farlo di qua. Basta che faccio così e scrivo, abbiamo detto le 4. Vediamo offerte di lavoro. Se c'è qualcosa. Dai che c'è. Dai che c'è. Non c'è niente, non c'è. Prendiamo questo. Andiamo a prendere questa carne in scatola, dai. Che non ne voglio, era mercoledì, abbiamo fatto venire sabato. Soldi ne guadagniamo a palate, perché gli autisti ci fanno guadagnare, però non mi sembra tanto corretto. Passo un po' io, dai. E niente, arriveremo lì, carichiamo e penso che ci salutiamo per non tirare troppo lunga la puntata. Che ho da fare molte altre cose, come vi ho detto. Ancora come vi ho detto. Volevo fare non so neanche io cosa volevo fare, però l'ho fatto. Ok, qua dovevo andare a caricare in questa di qui, la prima o la sinistra? Vabber penso, non ci ho letto, ma credo Vabber sia di qua. Penso che sia l'entrata della Vabber. Dov'è? Qua mi ricordo quando c'ero venuto a scaricare o a caricare, non ricordo più. Comunque c'ero venuto qua, non lo ricordo.
alla Wabers. Allora, cargo market. C'è niente, vero? A parte che io posso solo caricare la Wabers a quanto pare. Cioè, tipo, due pagine di lavoro sono qua. Io prima avevo due pagine di lavoro, quindi penso che sia l'unica ditta in cui io possa caricare. Non sarebbe magari stato sbagliato andare in quell'altro, perché questa di qui è una segheria. Il supermercato di sicuro non mi fa caricare. Fa smile, sì, caricare, ma... non da portare lontano, suppongo. Quindi caricare... penso che in realtà i supermercati carichino ben poco. Da portare via, anzi penso abbiano i cassoni, tutta una roba lì. Più che altro il supermercato ci porti. Ok, verranno le 5. Quindi ragazzi, io vi ringrazio tantissimo per la visione. Dadene tutto. Ciao a tutti.